Allora diamo inizio a questa ultima parte del nostro convegno telegraficamente. Quando è stato scritto lo statuto di città metropolitana, quindi nel fare esercizio di autonomia di statuto, è stato previsto all'interno dell'ordinamento che ci dovesse essere il forum metropolitano, ovvero sia l'assise delle autonomie funzionali, delle forze sociali, delle associazioni degli imprenditori e del terzo settore, in modo tale che l'attività dell'ente non fosse un'attività autoreferenziale, ma fosse un'attività svolta con e insieme a tutta la comunità metropolitana nel senso più ampio del termine. E quindi l'organismo che ha appunto questa funzione di accompagnare. Il forum metropolitano che per verità abbiamo utilizzato in questi anni nel costruire gli atti fondamentali dell'ente, a partire dai piani strategici che sono succeduti in questi anni agli altri strumenti di programmazione, quindi passando attraverso un loro rapporto collaborativo e consultivo. Anche perché la visione del piano strategico deve essere una visione orientata ai comuni, quindi ma anche orientata appunto al forum metropolitano per condividere gli obiettivi di crescita e di sviluppo del territorio metropolitano. In questi due giorni, come ricordava il vice sindaco metropolitano, abbiamo affrontato i vari aspetti della questione metropolitana ad oggi e con le possibili soluzioni. Quindi è stato un convegno rivolto sia alla diagnosi ma anche alla prognosi di cosa si debba fare per uscire dall'impasse. Chiudo dicendo che se è condivisa questa considerazione, se in origine, quindi 10 anni fa, la città metropolitana avesse avuto le risorse adeguate, o meglio se non ci fosse stata la legge 190 del dicembre 14 che ci ha ci crea parecchi problemi di non avendo un'autonomia finanziaria in senso proprio, quindi se quella legge non ci fosse stata e la fase di start-up fosse stata accompagnata con adeguate risorse e se avessimo avuto in origine uno status definito degli amministratori metropolitani, forse oggi staremmo guardando un altro film. Questo però non è avvenuto, questo è l'unico caso, lo dico io così, non potrei, di amministratori locali che devono farlo, tra virgolette, nei ritagli di tempo e devono farlo senza una indennità, posto che tutte le figure istituzionali dei vari livelli di governo hanno anche uno status definito, non solo in termini di indennità, ma anche in termini banalmente di permessi, della possibilità di un lavoratore dipendente pubblico o privato di fare l'amministratore metropolitano, che oggi che è molto difficile perché si scontra con anche una disciplina dei permessi non adeguata e non definita. E il tema anche appunto del fatto che non c'è un organo collegiale, non c'è un organo esecutivo, che è un altro, probabilmente se ci fossimo accontentati in origine di avere un organo collegiale con uno status definito di amministratori locali e con la possibilità di avere risorse certe, sicuramente in questi 10 anni avremmo potuto fare molto di quello che si è fatto molto, ma con risorse scarse. Abbiamo dovuto contenere in maniera significativa il personale, che si è ridotto della metà, a fronte della necessità di sviluppare nuove funzioni, ma senza avere le competenze per farlo, perché eravamo e siamo ancora nella condizione di non poter espandere il capitale umano come si dovrebbe. L'ultima cosa, e chiudo, poi c'è da indagare il rapporto con la regione e il rapporto col capoluogo, perché l'ente metropolitano si sviluppa anche con una cessione di competenze in campo di amministrazione dal livello regionale a quello metropolitano, dal livello del capoluogo a quello metropolitano. In tutte le esperienze europee, e lo diciamo ancora di più per il fatto che città metropolitana ha tra le sue funzioni sviluppare le relazioni con gli altri omologhi europei. Non è un hobby, è un compito nostro, una funzione quindi è di obbligatorio esercizio. Ebbene, nelle altre circostanze europee gli enti metropolitani hanno assunto forza e hanno un ruolo propulsivo anche perché il loro ruolo è riconosciuto
dagli altri livelli che hanno ceduto competenze a questo livello e lo hanno ceduto in un contesto di risorse finanziarie certe, così come è mancato ad oggi, lo si ricordava ieri nella mattinata, manca tuttora un'agenda urbana nazionale che dedichi tempo e attenzione alla dimensione metropolitana, una dimensione che invece merita di essere valorizzata, non fosse altro per adeguarsi al principio di differenziazione e adeguatezza che la Costituzione ci chiede. Quindi ringrazio tutti per la partecipazione alla nostra discussione. Quindi la giornata di oggi è aperta con le relazioni del sindaco di Legnano, del sindaco Cisano Balsamo, sia nel loro ruolo di componenti degli organi metropolitani, perché sono parte attiva della conferenza metropolitana, l'altra grande intuizione della legge 56, e nel loro anche ruolo di soggetti esponenziali di associazioni di comuni, tra cui l'ANCI Lombardia e l'associazione ALI. Quindi non so in che ordine, vado in ordine di programma, quindi do la parola a Lorenzo Radici, sindaco di Legnano. Grazie.